Il broker della telefonia è una specie autoctona che appartiene alla famiglia dei commerciali. Questa famiglia conta numerose figure che si muovono su tutto il territorio nazionale e il broker della telefonia, che era stato dato per estinto, in realtà ha trovato negli ultimi 2 anni, complice anche le costanti, continue, mutevoli condizioni del mercato, ha trovato un terreno fertile dove prosperare e moltiplicarsi. Ok, interrompiamo qui questa indegna scenetta per parlare di una figura, diciamo così, un po' controversa nel settore delle telecomunicazioni per chi si occupa di vendite, che è quella appunto del broker della telefonia. Perché è controversa? Anzi, vi dirò una cosa. Faccio subito una dichiarazione per rasserenare gli animi e sgombrare il campo da dubbi, equivoci, ambiguità e vi dirò esattamente come la penso. Il broker della telefonia per me è un'attività legittima, che ha anche una sua ragion d'essere. Perché il broker della telefonia in realtà sulla carta, almeno sulla carta, a sentire le compagnie telefoniche, non è una figura commerciale gradita, anzi è una figura che gli operatori non gradiscono per niente e scoraggiano. Poi nella realtà dei fatti i broker ci sono e, come dicevo nella scenetta indegna che ho fatto prima, stanno anche prosperando proprio in, diciamo, in quegli ambiti dove il prezzo è l'unico fattore e l'unico elemento preso in considerazione da un potenziale cliente, da un imprenditore, un commerciante, artigiano che decide di cambiare operatore o di avvalersi di servizi per le telecomunicazioni. Spegniamo il cellulare perché sennò. Perché l'attività del broker è quella appunto di poter offrire alla clientela, alla propria clientela, alla potenziali clienti, di volta in volta il brand e le offerte della compagnia telefonica più conveniente per il cliente e a volte anche più conveniente per il broker, naturalmente. Quindi dicevo, una figura controversa che però sta prosperando e si sta diffondendo. Quello che a me interessa è il punto di vista del cliente. Dal punto di vista del cliente, il broker della telefonia, per quello che mi riguarda, per la mia esperienza, è meno conveniente rispetto a un agente monomandatario, monobrand. Perché se per broker della telefonia intendiamo quel professionista, quel commerciale che si occupa solo e esclusivamente di telefonia mobile, di SIM banalmente, che va da un imprenditore che si reca presso una piccola e media impresa e di volta in volta propone l'offerta più bassa, l'offerta stracciata, l'offerta conveniente, è un tipo di brokeraggio che lascia un po' il tempo che trova. Quindi dicevo, se l'attività del broker è quella, diciamo, legata alla proposizione di offerte mobili, ecco, è un broker un po' limitato anche nell'agire, nel supporto successivo al cliente, perché indubbiamente il broker è una figura che ha dei rapporti un po' più superficiali rispetto alla compagnia, rispetto all'agente monomandatario che ha un rapporto molto stretto con la casa mandante. Poi possono anche aver senso, possono esistere, nessuno dice il contrario. Però ecco, non è quello il broker interessante e che possa portare dei concreti benefici a un cliente, a un'impresa che sta cercando un punto di riferimento nelle telecomunicazioni, non solo per il mobile, ma anche e soprattutto per la rete fissa. Sarebbe bellissimo avere, per esempio, un broker, ma non è possibile, che sia in grado di appoggiarsi di volta in volta a una compagnia telefonica, anche locale, non solo con un brand nazionale, e che permetta appunto ai clienti, ai potenziali clienti, di superare quello che è il digital divide che si riscontra in determinate zone del paese, no? Se tu vai in alcune zone della provincia, anche qui fuori Milano, o nella Bergamasca, o nel Cremasco, nel Pavese,
ci sono delle zone dove i brand più blasonati, i brand nazionali, diciamo così, fanno fatica a proporre, ad arrivare con le loro offerte e con i loro servizi. In quelle aree, per esempio, si muovono delle realtà locali molto radicate per quanto riguarda la connettività in fibra per la rete fissa, dove sarebbe interessante poter interagire con queste realtà locali per dare un servizio completo alla propria clientela. Ecco, quella sarebbe l'attività di un broker professionista, competente e qualificato. Se per broker invece si intende solo quella figura che va dal cliente, di volta in volta propone la SIM a 5 euro piuttosto che a 10, piuttosto che a 15, ecco, quello è un po' diminuire la figura del professionista delle telecomunicazioni. Quindi, per concludere, il broker della telefonia, questa specie, questa figura così particolare, può esistere, deve esistere senz'altro, che prosperi pure in questo mercato dove si fanno la guerra per un euro in più, un euro in meno. Per quanto mi riguarda, ai clienti, a voi imprenditori, artigiani, commercianti, titolari di piccole e medie imprese, consiglio vivamente di appoggiarsi a un agente specializzato, monomandatario, perché voi ricevereste da questo tipo di attività maggiori benefici che lavorare con un broker. L'agente monomandatario è pagato per gestire il contratto del cliente che acquisisce, è pagato per gestire il portafoglio clienti. Però ecco, guardando le cose dal punto di vista del cliente, se voi siete degli imprenditori, siete dei commercianti, siete degli artigiani, lavorare con un broker può essere sicuramente interessante. Se per voi è determinante il prezzo, risparmiare a tutti i costi, può essere anche una scelta vincente. Sui contratti che hanno a che fare magari solo con la telefonia mobile, perché per la telefonia fissa io ci andrei più cauto, mi appoggerei a quelle figure un po' più tecniche, un po' più complete, un po' più formate, in grado di entrare nella vostra attività e capire esattamente ciò di cui avete effettivamente bisogno. Avevo promesso di non occuparmi di telecomunicazioni questi giorni di festa, ho mancato la mia promessa, chiedo venia e vi auguro un felice anno nuovo e vi dico arrivederci al prossimo video. Ciao, grazie.